Vale, ciao, 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 ciao. Tony da Milano, vai. Il nostro sogno semplice è svegliarci di mattino, Tony. Vedere la Casa Bianca bombardata da Pechino. Ma come si permette, maledetto? Un saluto, certo, però, a tutti, scusa, Un saluto a tutti i carcerati. Perché un saluto a tutti i carcerati? Ma che un saluto a tutti i carcerati. Ma perché saluto a tutti i carcerati? Un maledetto anti-americano schifoso. Ma perché libertà per tutti? Sono anti-americano e sono pure antisionista, così mi metto. Calma un attimo. Allora, Tony, scusa un attimo, com'è la canzoncina quella là di Pechino della Casa Bianca? Non ho capito, me la rifai un attimo. Il nostro sogno semplice è svegliarci di mattino, vedere la Casa Bianca bombardata da Pechino. Bravo, ci sono altre varianti. O dal Cremlino. C'è un'altra variante che fa: ma quanto è stato bello alzarci la mattina e vedere la Russia che bombarda l'Ucraina. No, ma questo è osceno, dai. Questo fai schifo. Invece certo, l'altro va bene, bombardare la Casa Bianca va bene. Perché non è avvenuto. Tutti i popoli del mondo si stanno sollevando contro la barbarie americana. Ma quale barbarie? Tutti i popoli. Ma come dice questo anti-americano? Che fai abbassare questo anti-americanismo? Perché? Forza rispetto ai popoli del mondo che si sollevano contro la barbarie americana. Bacia la bandiera americana invece. Ieri era l'anniversario della guerra in Iraq. Un milione di morti, abbiamo liberato gli iracheni. Ma che l'idea? No, le dato dopo. Aspetta che c'è mia madre che mi chiede. Passa tua madre un attimo, passami tua madre un attimo. Vabbè, ti passo un attimo. Passami un attimo. Allora, signora, scusi un attimo, ma lei come fa ad avere in casa questo qua? Povera donna. No, veramente, povera donna. Ma come fa? Scusi, come fa con un deficiente simile? Sono la sorella di Tony da Milano, posso dire una cosa? Quanti anni hai? Quanti anni hai, scusami? 26 anni. Però sono diversa da lui. Sei filoamericana? No, io non sono niente. Io voglio solo avere una fattoria con gli animali. Senti, pensa come sei messa, nuova... meglio Tony da Milano. Però scusami, ho aperto una nuova pagina di arte. Non me ne frega niente. Giù un attimo. Passami la o la madre di Tony da Milano o Tony da Milano. Che basta, Marchese. Imbecille. Passami tua madre. Ma che casa è? Ma che famiglia la è? La multa la porta lei al papà. Oh, senti, giù, ascolta. Passami tua madre. Passami mia tua madre. Mia madre non può adesso. Deve andare a Pilates. Non rompere le palle. Ma questi non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Ma che cazzo è? Sono le 8 di sera. Questo fa l'anarchico stalinista. La sorella vuole aprire la fattoria, la madre va a Pilates. Ma chi cazzo ritira fuori i soldi in quella famiglia? Io adesso vado a lavorare. Infatti, ora ti attacco. Rifammi la canzoncina un attimo. Giù. Ma quanto è stato bello alzarsi no, da no, quella no. L'altra variante vuoi? Il nostro sogno semplice è svegliarci di mattino, veder la Casa Bianca bombardata da Pechino. Mamma mia, un saluto vergogna a tutti i carcerati. Ma che saluto ai carcerati? Questo è pazzo. Alessandro da Pistoia, dimmi. Avanti. Pronto? Dimmi, Alessandro, dimmi. Pronto? Che famiglia. Allora, senti, no, volevo parlare un attimino con Parenzo. Gli volevo chiedere, che gliel'hai consentito, visto che ieri sera capito, ho ascoltato la... te caro Parenzo sei sempre comunque ragazzi il dolcio, no? la sorella di Tony da Milano ragazzi mi dicono qua mi segnalano tanta roba, mi segnalano fermi tutti la sorella sono Vincenzo Francese.